Amici di Canale Caccia, IT 2018, siamo all'interno dello stand Sabatti, siamo in compagnia con l'ingegnere Emanuele Sabatti. Io ogni volta che vengo in casa Sabatti mi stupisco per la bellezza di queste armi, per la qualità. Poi dopo che ho conosciuto l'ingegnere, insomma, questo stupore è venuto un po' meno. Anche quest'anno tante novità. Sì. E ce ne abbiamo una di fronte a noi, naturalmente. In effetti abbiamo alcune novità, ma quella secondo me più significativa è quest'arma, è la TLD. TLD vuol dire tiro lunga distanza. Questa è un'arma completamente nuova, voglio dire, non ha nulla a che vedere con la precedente produzione. Nuova, prima di tutto nell'azione. L'azione, a differenza della Rover che era un due tenoni a 90 gradi di apertura, è un 60 gradi a tre tenoni. Quindi siamo in presenza di un'azione estremamente fluida. Molto semplice, molto veloce. Veramente. Molto veloce da azionare, ma anche studiata appositamente per il tiro. Questo vuol dire che noi abbiamo pensato, oltre che alla precisione, che in questo caso è garantita, perché questa è un'azione di concezione nuovissima, quindi, ma anche fatta per la sicurezza del tiratore. Quindi abbiamo voluto dare un margine di sicurezza in più. Noi sappiamo che tutti i nostri tiratori ricaricano le cartucce, anche se la ditta sconsiglia di usare ricariche. Sì, ma te lo puoi dimenticare, Emanuele, perché cioè, chi è che ha questo sappiamo, tipo di passione? Lo sappiamo benissimo. Ahimè, per fortuna, perché veramente è tanta passione anche esatto. L'arte della ricarica. Noi di Canale Caccia.tv, insieme a Caccia in Fiera e agli amici del Club Calibro 16, uno dei nostri manuali era sulla ricarica manuale. Esatto. E dato che abbiamo bruciato 20.000 copie, la gente vuole ricaricare. Perché. Comunque il problema è chi ricarica spesso non ha il controllo della pressione, quindi abbiamo voluto dare un'arma, un'azione che fosse in grado comunque di garantire un livello di sicurezza superiore. Perfetto. Anche l'estrattore per come è fatto e come è fatta l'azione. Poi, la seconda cosa è che questa azione non appoggia sulla calciatura in maniera normale, ma è supportata da due pezzi, uno anteriore e uno posteriore. Quindi, e questi due pezzi hanno la particolarità di essere autoaggiustanti, nel senso che si adattano alla calciatura, quindi non c'è più necessità di bedding. Come io tiro le viti, questa azione si posiziona in maniera corretta, qualsiasi sia il tipo di incassatura. Quindi è un'azione flottante, io la chiamo sospesa, sulla calciatura. Ovviamente la canna è la multiradiale e questa non ci pensiamo nemmeno a cambiarla. Beh, io, come dico sempre ogni volta che ti ho davanti alle nostre telecamere, se parliamo di canne qui stiamo in casa, perché tutti sanno. Che cosa sono le canne Sabatti. Le facciamo noi, le abbiamo disegnate noi. Interpreti a livello mondiale questa tipologia. No, non facciamo sempre i modesti, Emanuele, perché è un prodotto italiano, date lustro all'industria nazionale nel mondo e siamo i numeri uno, è un orgoglio veramente tutto nazionale. Ti ringrazio. E poi, lo dirò ancora più forte in Germania, per cui... Per concludere parliamo del calcio. Questo è un tipico calcio derivato dai calci F-Class. In realtà non è un calcio F-Class, perché? Perché non è una calciatura monocolpo, ma è una calciatura con caricatore. Quindi un calcio F-Class per il massimo delle prestazioni, ma con caricatore. Quindi può essere usata per tutte le gare, quindi anche le gare a lunga distanza, e il nome TLD vuol dire TLD, questo. Sì. Altri piccoli particolari per un calcio di questo tipo, il nuovo poggia guancia regolabile, sì, ma anche la possibilità di allungarlo o accorciarlo. Perché vedevo qui degli spessori. Esatto, verranno forniti con la calciatura, quindi verranno forniti un paio di spessori ed altri a richiesta eventualmente per poter allungare la calciatura fino alla distanza necessaria in funzione alla propria corporatura. Beh, anche perché qui quando parliamo di long range, di tiri a lunga distanza, veramente i dettagli contano, fanno la differenza, e chiaramente Sabatti non poteva che interpretare questo. E per ultima cosa, questa colorazione è un po' azzardata, ma è piaciuta. Devo essere sincero, per carità di Dio, quando vedi quei legni, no?
però diciamo è una cosa particolare, un po' aggressiva, esatto. Per cui anche a me è piaciuta, quindi grazie. Ricordiamo www.sabatti.it e potete andare anche all'interno di cataloghicaccia.it. Per quale ragione? Perché c'è il catalogo per il download di Sabatti, tra pochi giorni sarà anche disponibile il catalogo 2018, quindi vi aspettiamo amici e poi vi avremo di sicuro tra i protagonisti del nuovo portale che stiamo lanciando che si chiama cannarigata.it. Se non veniamo in casa Sabatti da chi andiamo, insomma. Ingegnere Emanuele, grazie.